Ehi là ragazzi, Thank you. buonasera, ciao a tutti. Thank you. Eccoci, pronti, pronti? Buonasera, buonasera. Come state ragazzi? Benvenuti. Buona domenica a tutti, innanzitutto. Allora, oggi, come potete vedere, abbiamo una nuova mood da presentarvi. Ne avevo chiacchierato anche in Thank you. passato. Questa è veramente Thank you. una delle mod che secondo me potrebbe Thank essere you. una gran figata, detto parole spicce. Allora, facciamo una breve introduzione della mod prima di iniziare. Resident Evil Thank you. Revisited, in poche parole, Thank you. è una sorta di prequel, una Thank mod you. che fa da prequel al primo capitolo, o meglio, per chi per intenderci meglio, la trama di questa demo e anticipa quello che accade nel primo capitolo, Thank you. quindi quando, vabbè, gruppo Stasi arriva la Magione e tutto il resto, eccetera, eccetera. Noi vestiremo nei panni di Trent, che è un agente dell'Umbrella che ha lo Thank you. scopo di trovare dei dati importanti prima che, diciamo, vadano in Thank mani you. sbagliate, tipo il nostro gruppo dello Stars, per esempio. Quindi questo Trent ha questa occupazione di trovare questi dati insensibili e ovviamente farli sparire. Le ambientazioni usate in questa demo, questa è una demo, ragazzi, non è corta come demo, perché c'è da fare un sacco di cose. Ci sono un sacco di puzzle da fare, quindi c'è anche da ragionare parecchio. Però la demo è ambientata come sfondi palo. Sicuramente vi ricorderete sfondi di Parasitive. Infatti lo sviluppatore ci ha giocato molto su vari background, delle location, diciamo, zone a Thank you. noi molto conosciute nei vari Thank giochi you. di PlayStation 1. Quindi in particolar Thank you. modo questa demo si concentrerà nella prima zona che abbiamo visto in Parasitive 2, riadattata a una storia da lui inventata. Sarà interessantissimo, guarda. Prima di iniziare, Thank you. cominciamo a salutare prima Domenico, buonasera, Francesco, zio, ciao zio, carissimo, Marilyn, Adriano, Stefano, Thank you. Emanuele e Francesca. Ti ho già salutato intanto in chat, poi saluto a tutti quanti man mano che entriamo. Quindi ragazzi, questa è una mod, sarà una mod veramente figa. Reduce da quello che è successo con Resident Evil 2 and the Storm, abbiamo Thank you. comunque in cantiere una mod che potrebbe essere in quel modo una figata. Quindi iniziamo. Non vi nego che probabilmente avrò anche bisogno del vostro sostegno, perché ci sarà anche da leggere, probabilmente voi lo sapete in inglese, non è che sono molto afferrato, però ci proverò lo stesso. Fatemi guardare un attimo i tasti qua, l'ho già configurati prima della live, ma volevo essere sicuro. Ok, allora, nuovo gioco, Trent, normale. Wow. Wow. Quella muschietta, che muschietta ha messo? Raccoon City, home of the pharmaceutical giant Umbrella. Ah, A company at the questa è la forefront of musica del medical film, advancements del that primo benefit film di Resident mankind. Evil. Although the truth, for the benefit of one man, the alien founder, Oswald E. Spencer. Secret experiments and genetic manipulation all performed under this veil. The staff, all under the illusion that they were safe. Thank you. Ma che figata questa musica, ragazzi. However, their blind luck was about to run out. Che figo, che figo.
Sottotitoli spero che si leggano, sì. Giusto, giusto. In sintesi si stanno dando informazioni all'Umbrella su quello che sta succedendo. Mi ricordo molto quello che abbiamo visto anche in Resident Evil Containment come inizio. The site has been compromised. Send someone to get that research data. Diciamo che come concetto è molto simile. This could be a good opportunity for a field test. Che anche in Containment avevamo a che fare invece con la squadra di Hank. Invece qui è un agente totalmente a parte che non ha niente a che vedere con la squadra di Hank. Però sostanzialmente hanno più o meno lo stesso scopo. Ah, yeah, ha fatto incidente con lo zombie? Oh, eccoci. Feels like I've been hit by a truck. What was that thing? Forget it. I need to move. Well, it looks like I'm in the right place at least. Where did they report? There you go. No, vabbè. Questa è la Thank parte you. Iniziale di come si chiama? I Parassiti 2, ragazzi. Come dicevo, vedete, no? Per chi ci ha giocato, ovviamente. Aspettate che devo cambiare i tasti. Pensavo di averli cambiati, invece no. Ok. Meglio. Ah, ho aperto dietro. Che cosa ci sta dietro? C'è tipo una cassa. Ah, mi serve qualcosa per aprirla. Va bene. Inventario. Abbiamo una pistola. Dice che per il momento non lo posso usare. Però il coltello lo posso impugnare. Va bene. Ok. Oh. Wow. No, vabbè. Il riadattamento delle zone di Parasite 2 è una figata totale, ragazzi. Io giuro che troverò qualcuno che me la tradurrà sta mod, perché come sapete non sono molto afferrato in inglese, però devo parlare con chi ha le competenze, perché sarebbe una figata poterla giocare in italiano. Allora, io non so perché la chat non mi si aggiorna, mi sto un po' incacchiando. Aspettate un attimo. Ecco, infatti non mi stavo leggendo, non so perché. No, non mi si aggiorna la chat. Perché non vi leggo in chat? Proviamo a aprire la tab nuova, vediamo se così mi si legge, va? Ok, adesso Thank vi leggo. You. Scusate, che non leggendovi mi sentivo un po' solo, dicevo, ma come cazzo è possibile, stasera nessuno mi sta scrivendo. Scusate, Facebook va un po' le pizze stasera. Allora, Thank you. Che ci devo fare con questo? Thank you.
se non si sposta. Di qua ci passa? Sì. Immagino che devo prendere quella cosa là sopra. Cos'è? Una maschera. C'è una maschera qua. Ho capito, però non mi fai salire. Ah, ok. Me la dai? Mi sa che sono troppo di là. Un po' di qua. Thank you. Oh yeah. Oh yes. Controlliamo un po' le zone qua, ragazzi. Magari tante volte troviamo cose. Io è la prima volta che la gioco questa demo, quindi vado un po' in esplorazione. Non mi pare che ci siano oggetti. Andiamo da questa parte. Nah. Nada. E che cosa c'è? È una sorta di volantino. Sì, servirà qualcosa forse. C'è qualcosa? Oh, queste serviranno sicuramente. Questo? Thank you. Che cosa sta facendo? Oh. Wow. No, che cazzo ho fatto? Sto sbaglio, ragazzi. Ha delle zone abbastanza buie. Però c'era qualcosa qua. Ah, bene, cominciamo. Ah, qua combinazioni. Vabbè, proviamo sopra. Sopra. Non penso che sia sopra di nuovo. Sotto. Sopra, sopra, sotto, sotto, magari. Ancora. Destra. No, ho sbagliato. Sopra, sotto, sotto. Sinistra. Destra, sinistra, destra. Beh sì. No. Ah, quindi devo mettere no. Allora sì. Sopra, su, no. Cazzo, ho fatto tre volte sopra. Deficiente. Allora, sopra, sopra. Sotto, sotto. Sinistra, destra. Sinistra, destra. No. Sì. Yes. Basta. C'è altro? C'è altro dentro a sta stanza. Praticamente sono venuto per questo. Per il piede di porco. Vabbè, usciamo di nuovo dalla stanza. La porta si apriva? No, questa è rotta. Quindi per forza dalla fessura che abbiamo aperto. Ok. Prendiamo le munizioni. Qua non c'è altro. Thank you. Ecco la stanza. Thank you. Cioè quella stanza è abbastanza buia. Per voi potrei eventualmente fare
un aggiustamento di contrasto per vedere se tante volte vi si vede un filo meglio, però è un po' buia in effetti. Oh, che cazzo ho combinato. Filtri, via. Allora, aumentiamo un po' il contrasto, così. Ok, così almeno voi riuscite a vedere un filo meglio. Dai. Ah, io non ho guardato le altre stanze. È rotta. Ah sì, questa è la porta della stanza dove siamo andati, ovviamente. Sentite? Thank you. Che cazzo c'è dentro? Ma praticamente siamo appena iniziati, Angelo. Non hai visto, cioè non hai perso nulla. Allora. Qua? L'unica cosa che ho fatto è che ho preso queste due cose e basta. E la maschera qua dentro dove sto adesso. E non c'è niente. No. Oh. Yes. Eh sì, proviamo. Minchia che buio. Oddio. Che sono pipistrelli. No, è pipistrello. Pipistrello no. No. No, il suono di Resident Evil 4 quando trovi gli oggetti, no? Cioè le chiavi, queste cose qua. Che figata. Questo che cos'è? Un armadietto. Lo forziamo? No. Questa? No. Che chiave è questa? Ah, questa è del motel. Quindi non c'entra un cazzo qui. Thank you. Qua che cosa c'è? Un baule? È strano sto baule. Ah, mi sa che ci vuole qualcosa per aprirlo. Forse una chiave, qualcosa del genere. Ok. Qui c'erano altri ingressi? Ah, questo mi ricorda molto quello di Resident Evil 2, solo che qua chiede un sigillo a forma di serpente. Quindi no, non si va di qua. Pipistrelli, madone! Chiamali pipistrelli questi! Quanti li chiami pterodattili questi? Che cazzo ho fatto? Non lo so. Che cazzo sto combinando, non lo so. Ah, perché apre la botola forse. Non capisco perché si debba riaprire. Vabbè. Ok, qua credo che ho guardato tutto. Quindi ritorniamo alla fase iniziale. Ah, vediamo se riusciamo a aprire questo. Che è? Oddio, che è sta cosa? Uomini! Oddio, che figata! Cioè, dovevo pure pigiare forte. Come non c'è un cazzo? C'è tutta sta cosa, poi niente, non c'è niente. Ci è rimasto male. Vabbè, cioè non mi ha dato niente. Un'erbetta.
Allora, secondo solo perché mi hanno consigliato di mantenere penna e carta, perché sicuramente ci saranno cose da segnare. Iniziamo ad provare a aprire qualcosa qua. Qui che cosa c'è? Vediamo. Ok, proviamo a aprire queste. Prima questa qua, dai. Non si apre. Non si apre. Non si apre. Perfetto. Andiamo avanti. C'è qualcuno di vivo. Oh, you must be an umbrella guest. Was it you? Ma che figata che hanno fatto anche i doppiaggi. Many of you around lately. Well, I'm afraid I won't be staying. We have a situation. I need access to the facility. Well, if you're in such a hurry, I suggest you take the key behind the counter and get started. If you happen into the bar, don't mind Rusty, Burke, and Clyde. They seem to be a bit under the weather. Look, I understand the protocol, but this is a time-sensitive matter. Is there any scenario in which we skip the formalities and you just tell me where to go from here? You know just as well as any of us that this isn't how this works, Mr. Trent. Mr. Trent. Might as well get started, I guess. No, almeno durante i dialoghi tolgo la cam, visto che i sottotitoli sono leggermente nascosti dalla mia faccia, quindi non ne pare il caso, almeno durante i dialoghi. Comunque sì, come dicevo inizio live, in questa parte di gioco, perché nella demo sarà tutto concentrata nella zona del motel, è uguale, è le zone sono quelle che sono state prese da Parasite 2. Infatti questa zona qua me la ricordo bene, la fase iniziale di quel gioco. Thank you. Non è tipo, è un motel. Eccomi, scusate. Comunque c'è la cosa figa, ragazzi, che è riuscito ad adattare quelle zone di un altro gioco su questa mod di Resident Evil 2. Sì, perché il gioco base di questa mod è il 2, ragazzi. Non potete notare anche dall'inventario. Ah, qui c'è il baule. Ok, ma non si apre, forse serve. No. Thank you. Semplicemente non c'ha tempo, dice lui, vabbè. Lo dici te. Che ci portiamo appresso, sì, nastri, fammi capire. Thank you. Thank you. Bell. Io abbia rotto il cazzo. Thank you. Facciamolo ancora. Ding. You know, I did not offer that kind of service. No, lol. Lo fa ancora? Sì, lo fa ancora. Ding. Ma smetterà prima o poi di farlo, continuerà all'infinito. Ah, non arriva più. No, arriva, eccolo. Thank you. Do I have to make you stop ringing? Minchia, si sta incazzando male. Secondo me mi spara una certa.
Vediamo. Non arriva più, si è rotto il cazzo. Questo mi spara, sono sicuro. Vuoi c'è un Tyrant e mi uccide. No, basta, non viene. Oh! Aumentano. You are really starting to piss me off. Ma chissà se magari da una sorta di oggetto, tipo come il rullino della scrivania di Wesker. A una certa aumentano i click. Ding. Ah, basta, ha finito. Basta, gli abbiamo rotto il cazzo. Non suona più. Ho detto mo basta, mi sento un deficiente. Vabbè, in sintesi, che c'ho qua? La chiave della stanza 1. E allora andiamo alla stanza 1, dai. Stanza 1. Cos'è questa? Ok. Non c'è niente. Qui c'è qualcosa. Ah, quello è il medagliano che ci serve. Mi sa che serve da mettere qualcosa dentro quella fessura per prenderlo. Vedete che c'è una fessura alla base del quadro per poter prendere il sigillo qui. Questo non funziona? Qua c'è qualcosa. No, ma che sono chiavi, cada. Due, tre, quattro, cinque, sei. Allora, sta parlando qualcosa dei quadri. Quindi probabilmente dovremo controllare i quadri nelle varie stanze. Thank you. Che anche in Parassitive c'era una sorta di puzzle per i quadri. Forse dovremmo controllare i quadri, probabilmente. Ma la traduzione completa non riesco a farla. Qualcosa riesco a percepire, vabbè, però non sono molto bravo, ma io lo ammetto, raga. Ammetto le mie mancanze. Non sono uno sbruffone a riguardo, purtroppo. Però qualcosina c'è a ferro, dai. Allora. Quindi in sintesi io non ho preso un cazzo in questa stanza. Ho solo aperto la porta, ho scoperto che dobbiamo controllare dei quadri. Qua non si può entrare. Ma se uso il piede di porco? Minchia, c'è il piede di porco. Oh yeah. Quindi continuiamo. Allora, controlliamo prima sotto, poi eventualmente andiamo sopra. No, niente, è chiuso. No, aspetta, che se come in Parasite 2, magari anche qua hanno messo. Aspetta, fatemi controllare in queste zone, che magari c'è qualche oggetto che magari non vedo, che è abbastanza buio. No, non mi pare che ci siano oggetti. Questo si apre? Sì, è aperto. Che cazzo era? Chi è che sta soffocando? Una maschera. Sentite? Come una come si sopravvivi? Ah, quindi siamo in una fase dove ancora sono tutti vivi. Probabilmente successivamente succederà qualcosa, forse. Questo sta tossendo, si vede che è stato contagiato. Ah, che cazzo è questo? Ah, sta a vomitare. Che schifo. Sembra imbriacato questo.
Pensavo che si mettessero qui. Thank you. No, non si mettono lì. Qui si va? Chiuso. Bella raga, che volete? Mi sa che per l'altro ragazzo un caffettino. Guarda. Oh, mi sono incastrato. Qua non c'è niente. Che musichette che ci hanno messo. Dentro il frigo non si piglia niente. Vabbè. Sì, sì, l'ha detto lui. Quando io prendo la pistola, provo... lui lo dice. Al momento non mi serve. Non trovo l'utilità di usarla adesso. Però il coltello lo può prendere. Coltello sì, però. Quello vomita all'infinito, veramente. Quello sta vomitando l'anima. Che è qua, oh? Eccala. Cioè, scusami, a quella la sfonda. Le altre servono le chiavi. Questa è la logica di Resident Evil. Ci sono due tasti sopra. Però non me li fa cliccare. Che è questo? Aspetta. Sì. E che ce ne sta un altro qua? Sì. Ok. Si sono accesi, quindi che devo fare adesso? Ah, sinistra o destra? Probabilmente andranno messe in un certo modo. Aspetta un attimo. Abbiamo trovato un volantino con delle maschere. No? Eccolo qua. Forse lo dobbiamo mettere come nel volantino. Cioè, come si dice? In diagonale. Proviamo. No, qua non funziona, Adriano. Ma infatti si gira in un certo modo, vedete? Thank you. Ok. Thank you. Una va più veloce dell'altra. No, diciamo che vanno un po' a casaccio, secondo me. Quella di sinistra fa un giro diverso rispetto a quella di destra. Eh sì. Wow! Hi-ha! Thank you. Ma non era uguale al volantino. Vabbè, si è aperta. Master key. Vabbè, sono uscito ad aprirla, ragazzi. Che c'è qua? Ah, la donna che abbiamo sentito prima. She has a note in her hand. Today all your dreams come true. Sorry, Dollface. Guess this wasn't for you. Non c'è niente addosso. Qui non c'è niente. Ah, i quadri, giusto, i quadri. Ok, vediamo. Ah, vedi? C'è un 3 segnato. Servirà a qualcosa sto numero, forse?
Io me li segno. Abbiamo un 3. Servirà qualcosa forse. Porca troia! Mi sono pure cagato sotto. Ecco. Oh God! Ma che stop? Ammazzala! Oh. Ah, adesso me la fa prendere. Adesso cominciano a uscire gli zombie. Un telefono. Non funziona. Bene. Qua servirà qualcosa per scendere, mi sa. Parasite 2, questo si usava per salvare. Ok, adesso posso esplorare le altre zone perché non me lo faceva fare. È andato dritto dritto lì. C'è rimasto, eh? È rimasto un filo scioccato. Ok, abbiamo aperto una porta qua. Un'erbetta. Io sono già pieno di roba, però. Vai a prendere l'erbetta, per favore. Grazie, thank you. Qua che cosa c'è? Niente? No, non mi fa cliccare niente. Munizioni. Oh! Chi è questo? Ma l'avete visto? Era il tizio di prima. Ma come sta a spia? Thank you. A zozzo. Io pensavo che era uno zombie che stava uscì fuori. Accendiamo la TV? Oddio. And now back to Night of the Living Dead on Raccoon Public Access. Johnny, you're still afraid. Ma che cos'è? Stop it now, I mean it. They're coming to get you, Barbara. Stop it. You're ignorant. They're coming for you. Ha detto ignorante. Stop it. You're acting like a child. They're coming for you. Look, there comes one of them now. Ma che cos'è? He'll hear you. Here he comes now. I'm getting out of here. Johnny! Settato! Ma che cazzo? C'è la notte dei morti viventi. LOL. Thank you. Ma no. Ma che figata. You want stars? I'll give you stars. Grazie Emanuela Lindemann per le 100 stars. Ciao Nick, anche se ho la sveglia alle 3.30, volevo salutarti. Un abbraccio, tesoro, grazie, tesoro. Lo so, tranquilla, grazie mille. Non dovevo mandare stars, grazie. No, ma che figata, cioè. Vediamo se riusciamo a prendere... Oddio! E questo? Oddio! Cazzo! Fuck! Minchia, l'ho rotto! L'ho rotto! Dov'è?
schiattato? C'ha qualcosa addosso. Ah, questa è quella per... come si dice? La vetrinetta dove c'erano... c'erano delle armi, forse. Vediamo dopo ci andiamo. Io sono pieno. Io comincerei... prima di andare nell'altra zona, magari ci sono oggetti che servono. Mano, per i commenti mi sa che il problema allora è tuo, perché siamo tornati come eravamo prima. Adesso me lo apre. Allora, ma una salvata la faccio, dai. Poso nel... queste le poso, dai. Tanto c'ho questo all'occorrenza. Questa me la devo tenere. Vuoi fare una salvata, dai. Ora il tempo ce l'ha lui, hai capito? Prima non c'aveva tempo, stronzo. Allora, continuiamo l'ultima stanza di sopra. Oddio, per quella? Dopo, dopo, voglio andare a vedere di sopra prima. Allora, qua ci siamo andati. Qua ci siamo andati perché ha sfondato lui la porta. Non ho visto quadri lì. No, non mi pare. Oddio, ma adesso mi viene la paranoia. Non mi sembra che c'erano quadri qua. C'era, vabbè, la TV. Ma quadri non ne ho visto qua. Dice che non c'è niente. No. No. Non vede niente qua. Vabbè. Andiamo sull'ultima stanza di sopra, poi andiamo di sotto. Ok, questa la apre. Un'erbetta rossa. Questa poi la rimettiamo nel baule, pure questa. Ci stanno i panni. C'è niente. Welcome Jose Ricardo Atenco Sanchez in the Raccoon Squad. Ecco, mi sa che la combin... si deve trovare una combinazione. Che c'entrano i quadri? Lui dice che non la conosce, quindi... no, è solo una demo, come ho scritto anche in descrizione, Diego. La demo è concentrata qui nella zona del motel. Hai visto un phone? Io non l'ho visto il suo phone, dov'è? Minchia, non l'ho visto, ti giuro. Dove cazzo era? Ma chi cazzo l'aveva visto? È vero. Ecco, vatti a fare una doccia così ti asciughi i capelli. Lol. Ti giuro, Stefano, non l'avevo visto, grande. Ok. Ammazzo i zombie col phone, ragazzi. E questa? No, cazzo, spara. Io ho cliccato per caso. Oddio, chi è quella?
Signora? Miss? No, non è Miss. No, cazzo. Ero messo male. Vabbè. Non c'è niente addosso. Thank you. Cos'è un numero romano quello? Thank you. ON, penso di sì. Prova a scriverlo. Thank you. No. Dovrò attaccare a qualche parte sto phone, forse, non lo so. Thank you. Thank you. Il diario della donna, della vecchia. Vedete, tante volte ci stanno informazioni riguardante alla cassaforte. Sì, per ora qualche zombo è uscito fuori. Qua non avevamo aperto niente, eh? Marco Anita, come stai, caro? Bellissimo, tutto a posto. Oggi non ce ne stanno qua. Thank you. Comunque, raga, veramente c'è tanto di cappello, sta molto. Non adesso, non c'è tanta azione adesso, perché probabilmente essendo una demo ci sta giusto, si è concentrato parecchio probabilmente sui puzzle, sulla Thank ricerca you. Degli oggetti, però è una figata, è veramente una figata il modo in cui è riuscita a sfruttare le ambientazioni di un gioco e farci una mod. Che cazzo è il quadro qua? Ah, eccolo qua. È un altro uno? No. No, aspetta. Titolo. Però c'è stato un 1. Però perché ha scritto waiting con il 4? Boh. Io lo segno, poi vediamo. Vabbè. Segniamo sti numeri. Sarà forse che serviranno per la cassa. Che cazzo è? Un altro quadro. Eccolo qua. A qui proprio Thank uno you. Ha scritto. Mettiamo uno. Thank ma che cazzo you. C'è qua? C'è un tescalo, un teschio qua. Però non so. Vediamo questo? No? Io c'ho chiavi da usare, insomma, cosa devo usare ancora. Thank you. Thank you.
Sono pure puliti sti cessi. Che dice qua? Thank you. Thank you. Sapere thank che you. Devo fare. Ma non c'è una sorta di spina per thank mettere you. Questo? Forse devo fare. No, eh. Da Parasite 2, Manuela. Che ne so. Lo butto nel cesso. Io scherzavo. No, ok. Io scherzavo. Cazzo ho fatto. Vabbè, che culo. Che cosa ho combinato? Minchia, ho bruciato il tutto, bruciato. Già non si vede un cazzo. Però è cascato quello. Oh. Thank you. Ok. Oh, mi sono pure spaventato. Dice, che cazzo ho fatto? Zompato tutto, fusibile, tutte cose. Ma questo che ci devo fare, mo? Non so, prendi manco dove metterlo. Vabbè. Andiamo un attimo di sotto, raga. Che c'ho? Oddio, chi t'ha visto a te? La zomba! Madonna, quanto sei brutta. Che t'hanno fatto? Voglio andare a vedere se riesco a aprire il... come si chiama? Il coso di sotto, che secondo me questa serve per quello. Di qua. Secondo me era per questo. Sì, infatti. Ok, che mi dai? Un'altra arma? Ok. Non c'è altro, ovviamente, no? E beh, qua abbiamo già guardato, lì ci sta. Non lo so, Manuela. Non ne ho idea. No, di qua ci si va, penso, la fine, probabilmente, perché... Aia! Pipistrelli di sto ciuffolo. Umberto, buonasera. Dolore. Vediamo che se questa chiave apre la porta in fondo in fondo. No. Madonna, l'ansia, sta voce. Thank you. Vabbè. Andiamo via da qua. Quindi niente, abbiamo trovato un'arma sostanzialmente qui. Ci sono porte che non abbiamo aperto. Thank you. Oh, c'è un Majin Buu qua. Thank you. Qui c'eravamo già entrati, sì. Anzi, che caldo, qui c'è il ventilatore. Sì, qua c'ero entrato. Eh sì, perché c'è il sigillo da prendere qua. Ma non c'era niente. No, qua ci siamo già andati. Oh, Majin Buu no, eh.
volevo mentre questa sì. Yo. Thank you. Non ci sta nient'altro. Chi cazzo? Oddio, no, si sono cioè sono diventati zombie questi. Ma qua ci sono entrato? Ecco cosa mi mancava. Qui era il cesso su Parasite Eve, se non sbaglio. Sì, i cessi. Questo me lo ricordavo. Ma che c'è? Ah, munizioni, ho trovato un altro teschio. Ok. Chi è? Oh cazzo, un altro. No. Provo questa, voglio provarla, va. Non mi dai niente? No, non mi dai niente. Cominciano a cicciare fuori i zombie, eh. Boh, sinceramente mi pareva meglio questa, sinceramente. Oddio, i zombie. Io qua prima ho preso la maschera. Che le devo mettere qua? Sì. Però non è successo un cazzo. Oddio, questi sono incazzati. Qua c'era quello che vomitava l'anima. Dov'è? Qua? Cos'era quello? Thank you. Lì c'è. Che è una bomba? Che cos'è? Ah! È una scaletta questa. Oh, scappa, scappa però. Mi sa che questa serve per il bagno. Cioè per il bagno, scusa, per la stanza dove c'era il terrazzo lì. Ok. Dove andiamo? Era qua. Sì, era qua. Ecco, tipo qua invece su Parasite Eve 2, qua dentro si potevano mettere gli oggetti, mi ricordo. Esatto. Che questa sì, questa è stata presa da Parasite Eve 2 sulle, come si dice, il fatto di scendere da questa parte. Ah, Ivan! The Terrible. Oh. Sta facendo lo spuntino, Ivan. Perché non mi piglia sta cazzo di erbetta? Qui c'è un altro segno. Un 4, un altro numero. Vai. Ma quanti numeri sto trovando qua? Questo giro era... Oh cazzo. Ops. Dos. Tres.
Patros. 5, 6. Mi ha mancato. Ma io non pio lui. Minchia, l'ho rotto. Miracle Blade. Ma non l'ho ucciso. Ora l'ho ucciso. Minchia, che coltellaccio c'ha? Oh, gli ha tagliato un braccio. Uno spray. Minchia, l'ho visto. È rotta? Non si apre, perfetto. Thank you. Non c'è altro quindi qua. Perché sono venuto qui allora? Cioè, a parte per lo spray che mi fa comodo, per carità, ma mi dà nient'altro. Vabbè, questa porta non si apre. Non si apre, dice, semplicemente. Vabbè, siamo scesi per un numero e uno spray alla fine, ok. Thank you. Oddio, i cani! Oddio, i cani, no! Senti, quanti numeri ci abbiamo adesso in sintesi? 1, 2, 3, 4, 5? Chissà l'ordine qual è, però, mo. Siamo sicuri che abbiamo visto tutti i quadri. Quanti numeri vuole questo? Anzi, soprattutto se me lo dà adesso. Sì, adesso me li dà. Primo numero. Mo che ne so. Io prendo l'ordine in cui l'ho presi, vediamo. Ok, sono 5. Quindi abbiamo un 3, 1, 4, 1, 4. Quindi bisogna capire adesso l'ordine. 1. Yes! Che botta del culo. Che cos'è? Sembra tipo la pietra di Resident Evil 3. Thank you. Thank you. E so anche dove metterla. Eh sì. E so anche dove vai. Beh, diciamo che le combinazioni non erano tantissime, eh. Mi è andata anche abbastanza de culo come codice. Perché alcuni puzzle sono randomici, questo mi sono dimenticato di dirvelo. Tipo questa, la combinazione dei quadri è randomica. Non lo so, Benedetto. Come ho detto Manuela, non ne ho idea. La demo è uscita da poco, cioè da un paio di giorni. Ops, ho messo pausa, non so come ho fatto. Ok. Esatto. Ho preso il sigillo. Il sigillo andava messo di sotto, quindi possiamo andare via da sto posto. Thank you. Oh yeah. Se è qua che è una festa. Allora, il sigillo andava messo qua dentro. Ma anche di là.
Che cos'è? Munizione per un shotgun che non è uscito ancora. Vabbè. Di qua mi faceva mettere il sigillo, mi ricordo, eh. Esatto. Ah! Perché non mi fa aprire qua? Che cazzo ho fatto? Scusa, no, sto a morire. Maledetti stronzi. C'è una porta qua. Cioè, non capisco. Io vedo un cancello qui. Se non clicco 3000. Aspetta. Si mi ha rotto i coglioni sto pipistrello. Mi stanno a mangiare più loro che i zombie a momenti. Oh, fanno male sti cosi. Esatto. La corrente era questa. È un ascensore. Cioè, questi non sono pipistrelli, sono Batman praticamente. Sono giganti. No! Dove cazzo è uscito questo? Porca troia, scappa. Ho preso paura. Ok. Siamo. Non ho idea. Oh. È chiusa. E c'ho ancora i piedi di porco. Ecco, questa location invece non la conosco. No! Ma perché? Mi sei mangiato il serpente! È finita la demo, ragazzi. Ci sono rimasto. Wow. Beh, lunghetta come demo, raga, dai. C'è andata anche de culo, eh. Perché c'è andata di culo. Vabbè, Marilyn non è completa, era una demo, l'ho detto all'inizio live. Penso che il serpentone sia una sorta di meme giusto per chiudere, diciamo, la demo, in realtà. Metta la musichetta. Yeeha! No, ci siamo andati nel retro bar. No, no, le zone le abbiamo viste tutte, se no non andavamo avanti. Veramente, veramente gagliarda come idea, veramente bella. Mi piacciono i puzzle, come sì, mi piace che si stanno concentrando parecchio sui puzzle, ragazzi. E cioè, niente male, guarda. Mo vabbè, il fatto dei quadri un po' è stato intuitiva come cosa, perché vabbè, per chi ha giocato a Parasite Eve si ricorda che in quelle zone lì c'erano i quadri che servivano per una combinazione, una cosa del genere. Quindi diciamo ci siamo andati diretti, noi che lo conosciamo. Quindi molto molto figo. Sì, poi quando uscirà completa, ragazzi, ovvio. Appena disponibile, subito. Guardate, questo è lo zombie che è uscito alla fine. Guarda quanto è cotto e strano. Cioè, oh, guardate quanto è grosso il pipistrello. Cioè, questo è un aereo, cazzo. È enorme, era. Bello, 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 bello. Ammazzaci. Che occhiaie che c'hai.
Oh, ci abbiamo messo 56 minuti. Bello, 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 raga. Oh, raga, mi dispiace, purtroppo stasera si chiude così, purtroppo. Pensavo di fare un po' di più. Vabbè. Sì, anche perché io sono abbastanza scrupoloso quando porto una demo, non voglio spezzare la live, quindi sento che manca pure una mezz'oretta, manco porto nulla adesso. Allora, no, quello lo facciamo domani con calma, Stefano, perché quello è un gioco che ci vuole il suo tempo e il tempo è poco, mi dispiacerebbe interrompere senza iniziarlo. Oggi era una dedica qui a questa demo, ragazzi. Io spero che vi sia piaciuta, a me mi è piaciuto parecchio, veramente, io do voto 10 per il lavoro svolto, veramente cagliato questo gioco. Io spero che riusciranno a completarla presto, che veramente merita. Guarda, questa mod, ragazzi, è una consolazione, visto che Resident Evil Dawn of Storm è stata cancellata, questo è un bel progetto, mi piace. E spero che vi piacerà anche a voi. Vabbè, belli mia. Allora, domani vi aggiornerò sulla pagina, quindi seguite i post sulla pagina. Mi raccomando, ricordate i like se vi piacciono questi video e condivideteli, fate i bravi. A domani, belli mia. Un bacione. Hey. It's up to us to take out Umbrella.